Buonasera, buonasera a tutti amici della Lupo Racing Team, ben ritrovati anche stasera per un nuovo appuntamento col campionato Legend targato appunto Lupo Racing Team. Siamo volati oltreoceano, siamo a Laguna Seca in California. Siamo pronti per una gara scoppiettante, almeno quello che ci auguriamo. E a commentare insieme a me ci sarà il nostro amico Sentence. Ciao Sentence. Ciao Kuman e buonasera a tutti. Bene, bene, ben ritrovato dall'ultima live. Siamo volati in America, un circuito famosissimo negli Stati Uniti. Qua diciamo che c'è asfalto e sabbia, non c'è un filo d'erba. Speriamo più Sarà asfalto che sabbia per i ragazzi. speriamo giusto, speriamo per loro. Dunque, siamo arrivati alla quarta tappa del campionato Legend. Intanto vado ad illustrarvi la classifica aggiornata dopo la terza tappa. Allora troviamo Zach in testa con 61 punti, segue Bitazard in seconda posizione con 57. Babbo Lele in terza posizione con 36, quarta posizione per Steve con 35, Dele Bami segue in quinta posizione con 30 punti, seguito da Artax 28 punti in sesta piazza, settima posizione per Bovanto con 20 punti dopo tre gare fin qui, Beppolo in ottava posizione, seguito da Bomar in nona. Tutti e due, no scusate, Beppolo 20 punti e Bobmar 14. Dino e il Divino 10 punti per lui. Idrico in decima posizione con un punto. Undicesima che purtroppo ha lasciato il campionato, salvo Samu. E Orso chiude la classifica con un 0 punti per ora totalizzati. Bene, intanto vediamo che dopo qualche problemino di connessione di stanza dovremmo essere quasi a regime. E, che dire, la classifica l'abbiamo detta. Lascio la parola a te, Marco. Insomma, fai gli onori di casa. Allora, prima di tutto, prima che magari ci facciano partire la gara a sorpresa, vediamo anche la griglia di partenza, che è griglia invertita per i primi 10 rispetto all'ordine d'arrivo della scorsa gara. Quindi avremo in pole Babbo Lele, seconda posizione Dino il Divino, terza posizione Dele Bami, quarto Beppolo, quinto Bobanto, sesto Bobmark, settimo Artax, ottavo Steve, nono Bitazard, decimo Zach, undicesimo Idrico e dodicesimo Orso. Idrico e Orso che sono arrivati rispettivamente penultimo e ultimo nella scorsa gara, quindi sono riusciti a rientrare nei primi 10 e a guadagnare posizioni. Per il Bene, resto, bene. ti direi facciamo un giro di pista con qualcuno. Se Vediamo se c'è qualcuno che stavo beccato, direi qualcuno che esce dai Babbo box. Lele. Babbo Lele, pronti, via, vai pure. Affronta la prima curva che è una doppia curva a sinistra da raccordare. Sta facendo bene perché poi porta una curva a destra. Affrontare in terza marcia e qui non bisogna uscire fuori perché sennò si perde tantissimo. Altro curvone a destra che porta in questo breve rettilineo con una staccata per una curva a sinistra in salita. Quindi questa difficile tende a portare fuori come la prossima sinistra da tagliare leggermente e questa veramente rischia di portare fuori per poi arrivare nel punto più famoso di tutto il tracciato, il cavatappi, che Babbo Lele sta affrontando in questo momento, una curva in discesa, una S in discesa, che porta in questo curvone verso sinistra, per la penultima curva a destra,
e l'ultima curva ad angolo retto a sinistra che porta sulla linea del traguardo. Bene, bene, ecco qui il giro che conclude Babbo Lele, per ora segna il miglior tempo, 1:23.265, ricordiamo che ecco le gomme non vanno scaldate in questo modo come ha fatto Babbo Lele in questo momento. Ricordiamo un tracciato abbastanza veloce, per non dire molto veloce, che comprende, ecco, ci hanno fatto partire la gara a sorpresa, comprende dei punti molto tecnici, lasciando a parte la curva più importante del tracciato, la Cavatappi, che ricorderemo il duello tra Stoner e Rossi. Diciamo che lì il Cavatappi è stato stappato. Siamo pronti. Siamo pronti. Babbo Lele in pole. Non riesco a cambiare telecamera. Partiti, attenzione. Per ora niente da rilevare. Guarda, ti correggo, c'è un Dino il Divino partito benissimo e Babbo Lele da primo è crollato in quinta posizione, passato anche da Beppo e Bob Mark e anche Steve. Dino il Divino che partiva, se non mi ricordo male, secondo, quindi ha guadagnato una posizione, seguito da Beppolo. Ricordiamo che è una monomarca GR3 più o meno, chiamiamola monomarca o monopaese, perché tutte auto... esatto, perché sono tutte auto americane, cioè la Viper, la Ford GT e la Mustang. Scusa se ti interrompo, ma ti segnalo già un Beat Hazard quarto, Beat Hazard dei primi tre, che è partito molto forte. Ecco qui la prima curva al Cavatappi, per ora niente da rilevare, tutti puliti, tutti corretti. Troviamo uno Zacchi in undicesima posizione, un po' nel traffico, che si vede scappare in questo momento da sotto il naso il suo per ora concorrente più vicino, Beat Hazard. Attenzione qui, Orso, tutti molto vicini, tutti molto corretti. Il gruppo, c'è un gruppetto di quattro macchine un po' più staccato dal resto. Risaliamo in ottava posizione, Bobanto dietro al gruppo. Sono otto vetture in un secondo e sette, si gira Steve, attenzione, qui Bobanto c'entra Dino il Divino, che ha perso parecchie posizioni e si ritrova in sesta posizione. Qui ci sarà qualcosa da andare a rivedere. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Steve si gira e Bobanto arriva lungo, va a sbattere contro Dino, che riesce a tenere la macchina in pista e non perdere più di tanto. Ma qui ci sarà da controllare, ci sarà lavoro per i nostri direttori di gara. Secondo giro, si passa ancora dal Cavatappi, attenzione qui, tanto Beppolo è primo, seguito da Beat Hazard. Qui si toccano, Bogmar si gira, attenzione, e anche Bogmar va fuori strada, si insabbia, gara in salita per lui e riparte dalla dodicesima posizione, ultimo. Tanto Beat Hazard attacca Beppolo sul rettilineo del traguardo, vediamo se... vediamo se ce la fa qui. L'attacco alla curva 1. Vediamo chi esce più veloce. Sembra Beat Hazard, ma che a sua volta è attaccato da Babbo Lele. Ma ora all'esterno. Attenzione qui. Mustang contro Viper. Entrambi gomme medie. Beppo lo scivola in quarta posizione. Mentre Delle Bami, zitto zitto, è ritornato. O è andato in terza posizione. Posso dire che sono partiti tutti con le gomme medie. Bene, ottima, ottima informazione, quindi vedremo per ora strategie simili per la prima parte di gara. Ricordiamo 40 minuti di battaglia.
vedremo chi la spunterà. Intanto Beat Hazard parte e fa uno strappo insieme a Babbo Lele di quasi un secondo su Delebami, che fatica per ora a mantenere il ritmo. Dietro di lui c'è Beppolo, poi c'è un altro strappo di 2 secondi e mezzo, troviamo Bobanto che poco fa era in 8ª posizione, ha recuperato su Dino il Divino, e Zac ritroviamo in 7ª posizione dopo il primo giro che aveva chiuso in 11ª piazza, ora è risalito piano piano, sta risalendo. La gara è lunga, quindi ci sarà tempo e modo per recuperare. Steve lo troviamo ultimo all'attacco di Idrico all'esterno. Idrico mantiene per ora, attenzione, ci riprova all'interno, attenzione, qui Idrico esce meglio, mantiene la prima posizione. Chi devo correggere, era Idrico all'attacco di Steve, e Idrico era ultimo e Steve ha perso la posizione sia su Bobmark che su Idrico, ma se l'è andata adesso a riprendere su... Esatto, sì. Sì, ho invertito i nomi, hai ragione. Steve recupera la sua 11ª posizione. Bobmark, che dopo l'uscita di strada ha 4 secondi di svantaggio da chi lo precede, che è Orso in 9ª posizione. Poi c'è Artax in 8ª, 7º per Zac, che affronta ora il cavatappi. Dino il Divino in 6ª, Bobanto in 5ª. Staccato di 1 secondo e 6 da Beppolo in 4ª posizione, Delebami 3º, che per ora mantiene un secondo e mezzo di distacco dal secondo, che è Babbo Lele, che ha 0.5 secondo da Beat Hazard. Intanto salutiamo Salvatore, la Maluca, Massi e tutti quelli che ci seguono. Posso dire che Salvatore ha proprio ragione, qui sbaglio una curva e tutti a Paletta e Secchiello, perché c'è solo sabbia. La fiera dei castelli di sabbia. Esattamente, esattamente. Qua sbagli un errore, ti può costare praticamente la gara. Abbiamo già visto Bobmark in difficoltà a partire dall'ultima piazza. Gara in salita per lui dopo un'uscita di curva, non per colpa sua, c'è stato un contatto. Mentre tu stavi parlando, io stavo guardando il raffronto gomme tra Beat Hazard e Babbo Lele. Beat Hazard ha un consumo molto basso delle gomme, intanto Babbo Lele era tanto ci prova e passa Babbo Lele, gran sorpasso qui, incrocio di traiettorie. E qui va largo, però va largo, attenzione, potrebbe approfittarne anche Delebami. Delebami passa in 2ª posizione come una volpe, passa credo in testa. Credo ci sia stato un contatto tra Beat Hazard e Babbo Lele, quindi Beat Hazard probabilmente per vediamo se riusciamo rallentato. Troppo tardi, non abbiamo il replay qui. Abbiamo visto che Beat Hazard ha aspettato. Intanto ne ha approfittato come una volpe Delebami tra i due litiganti, come si dice, il 3º gol. Infatti, come ti stavo dicendo, mentre tu parlavi, stavo seguendo proprio loro due per vedere un raffronto tra il consumo gomme della Ford di Babbo Lele e la Viper di Beat Hazard. I consumi sino a poco tempo fa Beat Hazard era messo meglio, adesso con quel mezzo traverso insomma ha quasi pareggiato, ma i consumi sono lì. Babbo Lele sta consumando molto meno benzina, più che altro sta sfruttando i vari traini che si trova davanti, perché per ora non si è mai trovato in testa alla gara, quindi a dover fare lui il ritmo. Sì, esatto, forse probabilmente è una strategia che può portare qualche frutto a livello di pneumatici, di usura di pneumatici, perché mi sembra che di benzina sia forse
Non so bene quanto sia il parametro di consumo di benzina stasera, ma penso che non sia molto elevato. Tanto adesso Babolere prende la testa della gara. Esattamente, Babolele si rifà e ora va davanti a Delebami. Bitazzard rimane dietro lì in sordina, 7 decimi dividono il terzo dal primo. Quarta posizione per Beppolo, quinta per Bobanto. Sesto per Zacca, superato qualche giro fa Dino il Divino. Sta arrivando piano piano anche lui, immancabilmente con i tergicristalli accesi. Devo dire che lui e Telebami sono quelli che hanno consumato meno benzina rispetto a tutti i primi sei. Quindi attenzione, probabilmente sia a Telebami che a Zacca. Strategie, strategia, confronto. Nando Delebami passa terzo, superato da Bitazzard, ma sono sempre lì, non cambiano i distacchi, sempre tra il primo e il terzo, 7 decimi. Vediamo Delebami, in questo giro ha perso, ha fatto un errore, ha girato un secondo e mezzo più lento del giro precedente. Ciò gli è costato la seconda posizione, ma poco male per ora. Mentre Beppolo Lu ha recuperato perché era 1 secondo e 8, ora è a 9 decimi e dietro di lui c'è Bobanto che deve stare all'occhio da uno Zac che incalza. Che a Dino il sua volta Divino. deve stare all'occhio da Dino. Esattamente. Dino che si è portato sotto a Zac, Artax anche lui non troppo lontano, seguito da Orso. Steve in decima posizione, staccato da 1,7 secondi da Orso. Poi segue Bobmark, 11ª posizione, e Idrico in 12ª posizione. Purtroppo sta avendo qualche difficoltà di troppo Idrico. Torniamo in testa, Babbolela, attenzione a Bitazzard qui all'interno, curva già vista, stavolta si sono fermati entrambi, onde evitare catastrofi dopo soli 10 minuti abbondanti di gara. Ricordiamo 40 minuti, ce n'è di strada da fare ancora, siamo al decimo, anzi al nono giro, scusate, il prossimo E sarà... probabilmente cominceremo a vedere qualche fermata, eh. Sì, perché carburante siamo già a metà quasi del serbatoio. Probabilmente adesso non so se mettere le dure oppure morbide. Penso che molti sceglieranno di montare le dure nello stint centrale per poi giocarsi le morbide nell'ultimo stint. Più che altro perché le dure alla fine, se poi magari gli altri montano le morbide, dura reggere per poco. Quindi credo che sia, penso un po' per tutti, la strategia medie, dure, morbide. Sì, Penso. probabilmente sì. Bisognerà guardare quanti giri ti toccherà fare con le dure per avere una morbida che performante fino alla fine, perché insomma abbiamo fatto 10 giri, siamo a metà del serbatoio, a 13 minuti di gara, quindi siamo a un terzo esatto di gara, quindi si andrà più o meno sui 29-30 giri oggi. All'incirca, sì. Bene, bene, vedremo, vedremo. Intanto salutiamo anche Ale Salvatore che ti saluta e Chris Ciao Gin Ale. Lemon, entrambi amici piloti e cronisti delle nostre live. Attenzione qui, Beppolo va un po' largo, ma riesce a rientrare velocemente sull'asfalto, non perde più di tanto. Qui Delebami è un po' più staccato, non di molto. 8 decimi e Bitazzard passa in testa. Bitazzard supera Babbolele. Ha sfruttato un errore di Babolele in uscita di curva e si è subito infilato. Babolele che ha l'anteriore destra come la posteriore destra già molto consumate. E
molto, molto più degli altri piloti, sia di Delebami che di Bitazza. Delebami ha fatto sicuramente full saving perché ha veramente un sacco di benzina in più rispetto ai primi due. Entrambi sotto la metà del serbatoio in questo momento. Ultima curva, non rientrano. Si continua, attenzione, Delle si gira Bami. Delebami. Ah, peccato, peccato, si rimette dritto, si rimette in pista, ma perde una posizione. Ora passa quarto, quinto, sta arrivando anche Zac dietro di lui. Ha danneggiato anche l'auto anteriore sinistra, ma riesce a rimettersi in carreggiata. Vediamo i danni visibili sul suo paraurti. È in quinta posizione, ha perso parecchio, 6 secondi dai primi due, ma è ancora lì. Ricordiamo, gara lunga, ci saranno delle sorprese. Tanto Steve ha recuperato, è in settima posizione, Artax in ottava. Attenzione, Orso su Bobmar che prova. C'è la prima sosta, intanto Dino che si è fermato e ha montato gomme morbide, quindi mi ha smentito. Attenzione, quindi no, c'è sorprese, sorprese, perché non penso sia una strategia utilizzata da molti stasera questa. Vedremo, vedremo cosa succederà. Probabilmente essendo dietro vuole recuperare qualche posizione. Probabile, però secondo me faticherà parecchio nel finale con le dure. Se gli altri monteranno tutti le morbide, vedremo. A meno che non ci siano un cambio in più addirittura, perché io non penso che adesso vedo Bobmar per esempio a metà serbatoio, ha fatto 10 giri, 11 giri, se dobbiamo arrivare a 30 si dovranno fermare ancora una volta, quindi insomma vedremo. Gente come Delebami e Zac hanno ancora Attenzione. mezzo serbatoio, quindi. Attenzione che Orso ha fatto un sorpasso, vediamo se riusciamo a riprenderlo all'ultima curva, vediamo. No, anzi sì, all'interno qui c'è Bobmar e Artax, si toccano, ne approfitta Orso che frega due posizioni su Bobmar e Artax. Bravo Orso, ritorniamo in diretta. Vediamo Dino il Divino che non ha fatto carburante, quindi proverà a macchina leggera a riuscire ad avvicinarsi, a ridurre lo svantaggio che per ora vede 31 secondi dalla testa della corsa, occupata da Bit Hazard, che ha fatto un po' di spazio tra lui e Babbo Lele. Un secondo e due, non molto, non abbastanza per stare tranquilli. Bobmar Altre fermate, Bobmark, Zac e Bobanto. si ferma ai box. Non pensavo si fermasse così presto, ma le sue medie sono abbastanza usurate, quindi causa di forza maggiore. Vediamo cosa monterà. Morbide o dure. Riparte Zac, morbida anche per lui. Vedremo, Pure per vedremo. Bobanto e anche Bobmark pure. C'è anche Idrico ai box, vediamo cosa monta. Sta anche rifornendo. Pure per Idrico. Dure per Idrico, quindi strategie diverse, si sono mescolate un po' le carte in questa prima sosta ai box. Tanto Bit Hazard prosegue, Babbo Lele rientra. Gomme molto usurate per lui, ma anche per Bit Hazard. Non è messo bene, si fermerà probabilmente il prossimo giro. Magari vuole fare un buon giro per riuscire a mettere qualche secondo in più di vantaggio tra lui e gli inseguitori, che per ora Steve
si presenta in seconda posizione, anche lui dovrà rientrare prima o poi. Dino ora in terza piazza, probabilmente passa in questo momento sul traguardo. Vediamo gli altri quando usciranno. Morbide per Babbolele. Dure per Mor. Delebami. Quindi Delebami se la gioca nell'ultimo stint. Vediamo Dino il Divino se riesce a rimanere in terza posizione. Sì, per Artax ora. monta Morbide e Orso anche, scusa. Vai, vai, vai tranquillo, vai tranquillo. Quindi più morbide che dure, insomma. Non Sì, mi hanno smentito, probabilmente mi hanno sentito e hanno detto no, no, non gli facciamo come dici te. diamo ragione, mettiamo le gomme Esatto. opposte. Bene, bene. Intanto Dino il Divino con la sua strategia si trova terzo. Sembra, chissà, chissà, sembra aver fatto una buona scelta per ora. Vedremo. Le sue morbide e poi le dure che dovrà mettere nell'ultimo stint. Cosa gli porteranno. Babbolele si avvicina minaccioso, minaccioso alla Intanto attiva Viper di Dino. i box e Bitazard continua. Bitazar continua, probabilmente vuole, non so adesso quanto sia favorevole continuare, anche perché i suoi pneumatici sono molto usurati. Potrebbe Però se fare. guardi i suoi tempi è un martello, sta viaggiando sul 24 basso Sempre, costantemente. sempre, vero, è vero. Ha fatto 1,23 addirittura nel decimo giro, poi 1,24,1, 1,24,5, ancora 24,5, un altro 24,4, tanta roba. Tanto Steve rientra con le morbide anche lui. Sono curioso di vedere se Bitazza quando si fermerà monterà dure o morbide. Potrebbe anche optare per le dure, riuscire a mantenere, stare lì nel gruppo di testa per poi provare a recuperare. Eccoci qua ai box, vediamo cosa farà. Poi dicevo, magari nel secondo, nell'ultimo stint riuscire con le morbide ad avere il passo più veloce di tutti. Intanto tra passi più veloci, visto che Bitazza l'aveva fatto 1,24 negli ultimi 5 giri, c'è un certo Zac che ha fatto 1,22 e 3. Non male, non male. Bravo Zac. Monta, vediamo. Vediamo, rifornisce anche dure. Dure per lui, mezzo serbatoio, meno di mezzo serbatoio, quindi dovrà probabilmente rifare un rabbocco anche dopo. Esce in quarta posizione, dietro a Zac, suo rivale nella testa della classifica. Si ritrovano terzo, il primo e il secondo della classifica, si ritrovano terzo e quarto in questo momento. Adesso Bitazard probabilmente ha una grande occasione perché davanti a lui Zac ha le gomme morbide, quindi se riesce ad attaccarsi e farsi trainare. O comunque sì, o perdere il meno possibile, potrebbe avere. Attenzione a Zac. Per poco Zac. Per poco non perde la macchina, ma riesce a tenerla. Intanto vediamo che fa un po' fatica, forse le dure adesso nei primi giri sono gomme di legno, gomme gelate. Tempo che si scaldano, ci vorranno un paio di giri. Ma penso che la strategia sia quella di non avere un distacco enorme per poi andare a provare nell'ultimo stint a recuperare. E lui comunque il passo ce l'ha e insomma. Però un passo come Zac o come Artax che fa segnare il giro veloce, 1,22 e 1, andiamo su di lui. Artax che è in nona posizione. Fa segnare il giro veloce con le morbide, 1,21,4. Attaccato dietro di lui da Bobmark. Curva 1. Due curve, come dicevi tu, nel pre-gara da raccordare a sinistra. Poi si esce una curva a destra. Attenzione, Artax molto vicino a Bobanto.
dove si vanno a sfiorare i cordoli, un'altra curva destra, c'è un piccolo rettilineo qui. Vediamo se ci prova in fondo a questo rettilineo, prova all'interno e passa Artax su Bobanto, bel sorpasso. Probabilmente dovuto anche alla differenza di mescolo. Attenzione Bobanto, qui va largo, tiene giù il gas, perde una posizione ma riesce a rientrare in pista. Artax al cavatappi, attenzione a Steve su delle Bami, passa Steve, sesta posizione guadagnata per lui. Ora va all'attacco di Beppolo. Steve con le morbide, Beppolo con le dure, Steve è già lì. Curva 11, ultima del tracciato. Vediamo se riesce a prendergli tutta la scia per provare la staccata là in fondo prima della curva. No, è troppo lontano. Si avvicina molto molto, ma non basta. Salutiamo Fatuschi intanto, dimmi, dimmi. Tanto ti segnalo che in due giri con le dure Vintage ha perso circa 3 secondi da Zac davanti a lui, che si sta facendo trainare da Dino, ma a loro volta hanno 2 secondi davanti a loro Baboliere, che sta imprimendo un buon ritmo alla gara. Giri Sì. E costanti sul 22 basso. intanto cambia ancora il giro veloce. Steve fa scegliere un 1.21.4. Bravo Steve. Primi tre con le gomme morbide. Poi c'è Bitazza, gomme dure. Attenzione infatti a Steve che ha un passo migliore degli altri in questo momento. Ha 5 secondi di svantaggio su Bitazza. Vedremo se riuscirà a recuperarli. Siamo nel corso del 18° giro, un quarto d'ora alla fine. Sesta posizione per Beppolo, settima per Delle Bami, ottava per Artax, nona per Bobmark. Bobanto in decima posizione, Orso in undicesima e Idrico in dodicesima posizione. Chiude la nostra griglia. Babolera mantiene i suoi 2 secondi abbondanti di vantaggio su Dino. Dino che deve guardarsi le spalle da uno Zac che arriva molto vicino. 3 decimi, 2 decimi, 1 decimo e mezzo. 1 decimo. Zac prova l'attacco prima del cavatappi e lo passa. Mamma mia, dove è passato Zac? Contatto tra i due anche, ma non Lieve, c'è ma c'è niente. stato. Per fortuna non è successo niente. E Zac passa, guadagna la seconda posizione. Intanto vediamo Dino il Divino è a corto di benzina. Fa un altro giro, probabilmente ha ancora un giro di buono. Ciao Nino, intanto. Ben arrivato. Intanto si ferma Beppolo. Beppolo ai box, intanto vedo che il distacco di Vitazar dal terzo rimane sui 4 secondi e mezzo abbondanti, 5 secondi quasi in questo momento, probabilmente è quello che voleva lui, diciamo che gira 1.23 gli ultimi 2 giri, ma quasi più forte con le dure che con le medie. Sì, infatti il suo distacco si è quasi cristallizzato, ora ha perso ancora un pochettino, ma Sì, fa un po' insomma. l'elastico, ma penso sia la sua strategia questa, vedremo, vedremo. Anche lui fra poco dovrà rientrare perché la benzina comincia a scarseggiare. Steve in quinta ha recuperato 2 secondi e mezzo su Bitazar, ne aveva 5 2 giri fa, al diciottesimo, dimmi. Ti posso dire che probabilmente è il fatto che Bitazard non stesse perdendo molto rispetto a Zac e Dino, che si è fermato adesso, sia una
probabilmente il motivo del sorpasso di Zac, perché sino a quel momento Zac stava dietro, nonostante probabilmente ne avesse di più di Dino, ma stando dietro, essendo furbo, e si stava facendo trainare, cercando di fare più full saving possibile. E adesso però, dopo il sorpasso, ha deciso di fare il suo ritmo. Infatti in un giro aveva dato un secondo a Dino, che esce ora in Tazard lì, lì ancora. Intanto esce il divino, Dino il divino con le dure. Segnalo delle Bami, è pronto a uscire con le Morbide. Attenzione anche alla sua gara, perché non è ancora finita. Ci sono 10 minuti, più o meno 7-8 giri. Ci possono ancora essere sorprese. Uguale a lui, Morbide per Bobmark e Bobanto. Tanto delle Bami esce in questo momento in nona posizione, curva 3. Curva 4 per lui. Salta sui cordoli. Piccolo rettilineo, poi una curva a sinistra. Vediamo qui penalità per Bitazard, che sta scontando mentre rientra ai box, e non so se è riuscito a scontarli interamente. No, non è riuscito. Ah, attenzione, quindi ci potrebbe essere la penalità per lui. Vedremo. Intanto rientra anche Orso. Artax si ritrova in quarta posizione, ma a breve si dovrà probabilmente fermare nella prossima tornata. Volevo rimanere su delle Bami. Vedremo che ha aperto lui le danze del secondo pit stop. Bitazza intanto mette le Morbide, esce, vediamo delle Bami dove si ritroverà. Vediamo se riuscirà a stare davanti. Ottava posizione per lui, perde una posizione. Davanti a lui Beppolo, anche lui con le Morbide. Bitazzat con le Morbide, che probabilmente prenderà la penalità, perché non è riuscito a scontare la penalità presa nel giro precedente. Zac si ferma. Zac rientra ai box, intanto Babbolele continua, andiamo su di lui. E io lo terrei d'occhio Babbolele, perché ha ancora molta benzina, ha fatto molti giri con queste Morbide, quindi chiuderà con le dure e starà cercando di guadagnare il più possibile. A 11 secondi da Steve, che anche lui, se non sbaglio, non si è ancora fermato. Esatto. Lui sta imprimendo un gran ritmo, quindi in questo momento Babbolele su Bitazard ha circa 42 secondi di vantaggio. Okay. Contando che Bitazard ha montato Morbide e Babbolele dovrà montare le dure, ci vogliono all'incirca una ventina di secondi più o meno per il pit, diciamo 30 più o meno, direi di sì, dipende poi da quanta benzina fai. Babbolele potrebbe rientrare in testa. Bisogna vedremo, seguiremo questo. C'è anche Zac, che però ora monta gomme dure. Tra Zac e Bitazard ci sono 35-6 secondi. Non tantissimi con la differenza tra Morbide e dure, non tantissimi. Perché se comincia a stampare degli 1.21-1.22, Zac potrebbe fare fatica a stargli davanti. Ma vedremo. Intanto seguiamo Bitazard, che va all'attacco di Dino, che ha montato per il suo ultimo stint gomme dure. Eccolo qui, è negli specchietti. Curva 11 per entrambi. Qui Bitazard proverà sicuramente l'attacco sulla linea del traguardo. Vediamo Bitazard all'interno. Passa agevolmente
su Dino e si mette in quarta posizione, 4 secondi e 7, ha già mandato un secondo e mezzo e più a Zach. Vediamo Zach che ha 36 secondi di ritardo su Babbo Lele in prima posizione, 24 su Steve in seconda. Babbo Lele si ferma, andiamo su di lui, vediamo se anche Steve si ferma. Non si ferma, Steve prosegue. Babbo Lele monta gomme dure, attenzione che potrebbe esserci un finale molto interessante. Vediamo intanto Babbo Lele mette un carburante, intanto Steve passa, riparte in questo momento Babbo Lele. Zach anche lui passa e beat Hazard. Passa sul traguardo in questo momento, vediamo se riesce a mantenere Babbo Lele la posizione di testa. Non su Steve, ma Steve si dovrà fermare. Babbo Lele è davanti. E ha 12 secondi di vantaggio quasi su Zach. Ha 12 secondi di vantaggio, esattamente. Quello che non ha in questo momento Zach, che ha soli 2 decimi dietro di lui all'ombra di Beat Hazard. E ci prova Beat Hazard, saggiamente Zach. Non tanto saggiamente. Attenzione ai due qui in curva, non si toccano, si sfiorano, ma Beat Hazard va più forte. Gomme morbide per lui. Ma qui hanno fatto praticamente la differenza. Attenzione a questi cordoli. Mentre Steve si ferma. Vai box, anche lui dovrà montare gomme medie. Ora attenzione ai tempi che andranno a fare Beat Hazard e Babbo Lele, che sono i due che si contenderanno, secondo me, la vittoria. Ci sono 10 secondi tra lui e Babbo Lele. Però tieni conto che Babbo Lele dovrebbe essere in totale gestione, cioè ha 4 minuti e 10 secondi di vantaggio da gestire. Sì, dovrebbe avere un margine considerevole di autonomia da gestire. Dovrebbero essere circa 4 giri, quindi Beat Hazard dovrebbe guadagnare circa 2 secondi al giro, più di 2 secondi. Sì, forse sono troppi, però non si sa mai. Tanto Beat Hazard passa Steve appena uscito dai box, Steve si mette in terza posizione davanti a Zach. E con un risultato del genere anche la classifica potrebbe cambiare. Comunque rimaniamo sui primi due. Babbo Lele in testa. Io ti direi grande strategia di Steve, perché partiva dietro e con una grande strategia adesso è sul podio. Partiva ottavo e per ora sì, per ora è una gran gara per lui. Però vedremo, non è ancora finita. Mamma mia! Steve quasi ci fa uno scherzo. Zach in quarta posizione, scendiamo in quinta. Beppolo a un secondo e 8 di vantaggio su Delevam in sesta posizione, che con le morbide proverà a recuperare almeno Beppolo per raggiungere la quinta posizione. Entrambi gomme morbide, vedremo. Bobmark in settima posizione, Dino in ottava, Artax nona posizione, passa per ora sul traguardo, seguito da Bobanto, Orso undicesima posizione e Idrico più staccato in dodicesima. Attenzione, ora gli secondi sono 8 e mezzo. Probabilmente sarà difficile andare a prendere. Beat Hazard si potrebbe anche accontentare di una seconda posizione che lo porterebbe probabilmente in vetta alla classifica generale, perché è distanziato solo di 4 punti da Zach. Ma Babbo Lele con questi 25 punti, sempre se 25 saranno, non voglio bufare, fa un bel salto in avanti anche lui.
Vedremo, vedremo. 8 secondi per ora. Manca un giro. Quello che si andrà a fare ora sarà l'ultimo giro. Apre le danze dell'ultimo giro Babbo Lele con la sua Mustang. Un vantaggio rassicurante, 8 secondi per ora. Bitazza in seconda posizione con la Viper. Attenzione qui, ma un po' sulla sabbia. Steve, gran strategia come dicevi tu, per ora in terza posizione. Zach in Deve tenere quarta. però d'occhio la benzina, dovrebbe farcela arrivare in fondo. Ma è agli Benzina. sgoccioli, Benzina al limite, siamo quasi a metà dell'ultimo giro. Dovrebbe farcela, ma se fa full saving potrebbe essere vantaggioso per Zach. Vediamo. 3 secondi dividono Steve e Zach. Quinta posizione per Bobmar. Dino il Divino in sesta. Artax in settima. Beppolo in ottava. Bovanto in nona. Orso in decima posizione. Delebami è sceso in undicesima. Deve e c'è essere. l'ultima curva per Babbo Lele. Andiamo su Babbo Lele, curva 11. Finisce qui per lui la quarta tappa del campionato Legend, vince prima posizione per Babbo Lele, seguito da Beat Hazard, bel risultato anche per lui. Steve, ottima gara, veramente bravo anche Steve, che ha anche giro veloce per ora. 1:21:04, quarta posizione per Zach, quinta posizione per Bommar, Dino il Divino in sesta. Attenzione che qualcuno si è girato, seguito da Artax in settima posizione. E Beppolo, ma riesce a mantenere l'ottava posizione col brivido. Orso, nona posizione. Delle Bami, purtroppo deve essere capitato qualcosa negli ultimi giri. Chiude in decima posizione. Eccolo sotto la bandiera a scacchi. Mentre Idrico, gara finita per lui in undicesima posizione. Finisce la quarta tappa del campionato Legend, vince tutto lui. Stasera Babbo Lele ha fatto pole, ok, che partiva dalla griglia invertita, giro, no, giro veloce l'ha fatto Steve, quindi pole e vittoria di gara. Gara pulita per lui, complimenti a tutti. Cosa Soprattutto dici? Steve. Proviamo a chiamare i primi tre. Provvedo subito. Bitazard dovrebbe esserci già, quindi dovrei solo. Allora, devo cercare Steve e Babbo Lele. Esatto. Babbo Lele che con questa vittoria, con questi 25 punti, andrebbe a 61. Si avvicina alla testa, ai due di testa. Bitazar supererà sicuramente Zach. Zach in terza, anche Steve con la sua terza posizione di oggi. Accorcia ulteriormente il distacco dai primi tre. Delle Bami purtroppo ha finito la gara in undicesima posizione, scusi, in decima posizione. Non porterà a casa, diciamo, un buon bottino oggi. Peccato per Scusate, dimmi. tanto benvenuti a Bitazard e Steve. Ciao, buonasera. Ciao, ciao. E Ciao a tutti. chiedo una cortesia se qualcuno può invitare Babbo Lele perché non lo trovo. Mi Un sembrava di avere attimo, fammi l'amicizia con vedere se lo lui. trovo io. Sì, ok, ecco, fatto. Grazie mille, Bit. Grazie mille. Con chi cominciamo? Visto che il primo non c'è, cominciamo col terzo, via. Col terzo, eccomi, presente.
Devo farti i complimenti perché stavamo parlando con... Intanto Babolele è arrivato. Ciao Babolele. Ciao a tutti. Ti volevo fare i complimenti, stavamo dicendo io e Marco che hai fatto una gran strategia oltre a una gran gara, perché insomma partito ottavo, ti sei riuscito a districare tra il traffico e sei riuscito a chiudere in terza posizione, quindi una, un'ottima prestazione. No. Più che altro partito dalle tribune, cioè, ero partito primo e sapevo avevo mezzo, che con la Mustang, mezzo circuito, il primo giro di distacco. Sì. Però, dopo, però va bene, mi sono messo giù un po' a testa bassa, i primi due giri li ho fatti proprio sbagliando tutte le curve, poi mi sono messo giù, ho detto vaffanculo, bisogna che recupero. Mi sono messo a fare 1.21, 1.23, tutto per metà gara. Ti abbiamo seguito, infatti giro veloce anche per te. Me la sono meritata, sì, me la dedico. Veramente. Sì, hai fatto veramente un'ottima gara. Sì, sì. Peccato il primo giro perché c'è sempre una gran lotta tra tutti, è difficile, capisco che è tosta per tutti e rimanere tutti dentro, però dai, questa volta è toccata a me. Però, va, dai, bene, mi così, sono rifatto, va bene così, mi sono divertito, va bene, dai. Bene, bene, intanto se Marco hai qualche domanda o per il secondo classificato o per... il campione di giornata, chiamiamolo così, vai. Guarda, pure volevo fare i complimenti a Steve perché sinceramente non mi aspettavo una strategia del genere, grandi giri soprattutto con le gomme morbide nello stint centrale e hai praticamente hai costruito questo terzo posto nello stint centrale proprio con le morbide. Sì, perché tanto ero dietro, quindi dovevo diversificare, un po' come ha fatto delle Bami due gare fa, se faccio quello che fanno gli altri posso rosicchiare qualcosa, però se diversifico potevo giocarmela, non avevo niente da perdere. Se ero con altri piloti tenevo le dure, stavo lì, risparmiavo benzina, eccetera. Siccome ero dietro dovevo recuperare, via morbide, a manetta, pedalare, giri veloci. E così ho preso un secondo e passa il giro un po' a tutti. E intanto ti sei portato a casa anche il giro veloce. Un punticino in più fa sempre comodo. Sì, sì, poi non lo so, mi sono messo giù, ho cercato di guidare pulito, ho visto che sono riuscito a tenere le morbide e le medie. Le medie penso di aver fatto 13-14 giri. Mai successo, di solito a 10-11 si cambiano. Mi sono messo giù, ho cercato di guidare molto pulito e niente, dai, ha pagato. Bravo, bravo, complimenti. Passiamo. Quindi io direi. Risaliamo la classifica, passiamo al secondo. Vai, vai pure. Allora, Bit, un altro secondo posto. Ormai la dea bendata è troppo bendata. Pensavo avessi la strategia giusta perché ieri ne ho provata una diversa, ovvero quella che hanno fatto gli altri, era andata molto male. E quindi ho detto, beh, parto di media, poi faccio 5 giri di dura, 6, e poi vado di morbida. Soltanto che ho pensato, siccome gli altri mettono la dura, avendo provato la strategia, questa strategia ieri, io posso guadagnare con le medie. Invece Babolele è insieme a Zac, a Dino, hanno fatto l'inverso, hanno messo la morbida, recuperandomi in quei 5 giri. E infatti si è visto come ha pagato la strategia, la loro strategia. Comunque niente, la partenza è stata un punto cruciale che sapevo che avrebbe pagato molto. Beh, partenza l'hai fatta praticamente perfetta perché sei partito dalla terza ultima posizione. Sì. E avendo provato normalmente la partenza senza TCS vedevo che la macchina stentava a partire e provando col TCS1 la macchina non slittava proprio e partiva con maggiore velocità in confronto a prima, quindi ho deciso di partire col TCS1 e infatti ha pagato. Beh, insomma, ti facciamo i complimenti perché comunque anche un secondo posto ti consente di trovarti in vetta nella classifica generale perché Zac è arrivato quarto, quindi tu lo superi abbondantemente.
Ho avuto un po' di paura quando hanno cambiato strategia. Non mi sono, è stato un errore di distrazione, perché quando si è fermato Babbolele non ho visto cosa, quale gomma aveva scelto, e quindi niente, è un errore mio più che altro di esperienza, e si è visto. Poi c'è stato un altro errore avendo tagliato la terz'ultima curva, e dovevo entrare in box, e siccome stava Steve sulla dietro a me non potevo rallentare prima di entrare in box, e quindi non so se sarà penalizzato questo, vedrà poi il direttore di gara durante il replay. Ma dove vi siete toccati? Prima dell'ultima curva? No, ci siamo toccati per niente. Io dovevo entrare per cambiare le dure, però prendo la penalità. Per non disturbare Steve ho tentato di scontarla prima dell'entrata in box, prima della linea. Che appena ho cambiato corsia per entrare in box, mi ha scontato soltanto 2 secondi e mezzo e poi si è fermato. E non potevo farci nulla, potevo anche rallentare tutto, non andava. E ho detto, beh, pazienza, alla prossima gara parto con 10 secondi di penalità. Va bene, dai, vedremo cosa succederà. Passiamo a quello che è sul gradino più alto del podio. Ti facciamo i complimenti, Babbolele, di una gara impeccabile, direi. Grazie. Partivi davanti, sì. E davanti sei finito, insomma. Hai perso qualche posizione alla partenza, ma poi ti sei rifatto sotto. Sì, perché tanto alla partenza sapevo già che la Mustang è lentissima e la Viper andava molto più forte. E innanzitutto mi voglio scusare adesso con Steve, perché prima gli ho parlato sopra e non avevo capito che era la domanda per lui. E poi la seconda, devo dire che Beat è stato molto molto bravo, perché quando mi ha toccato l'ultima curva mi ha lasciato il tempo di recuperare, cioè di ritornare in pista. Beh, era d'obbligo. Non tutti fanno così. L'abbiamo visto, c'è stato qualcosa nell'ultima curva, però insomma, bravi entrambi. Quindi Babbolele, praticamente questo cos'è? La prima vittoria, se non sbaglio? Sì, è la prima vittoria dopo 2 podi e un 10° posto dell'altra gara in guardabile, però. Quindi dimentichiamoci quel 10° posto, praticamente solo podi per te, quindi la vittoria era nell'aria, diciamo. Sì, diciamo di sì, sì. Beh, non parliamo di podi. 3 secondi. Tu ormai ci sei abituato. E un terzo. Ma sai, abituarsi a stare lì, poi bisogna stare attenti, male. Perché poi bisogna saperci stare, perché poi ti viene la labirintite, se stai troppo in alto. Prima di tutto faccio complimenti a tutti per la gara, perché comunque la gara era molto difficile, avendola provata a telecamera spenta tra di noi la sera, e appena toccavi la sabbia la macchina era completamente fuori controllo, quindi è normale che ci sia stata la collisione, però l'importante è tenere la sportività tra di noi. Bravo, belle parole, bravo. Esatto. Bravi tutti e tre, e bravi anche gli altri, perché comunque nel mezzo ci sono dati da fare tra delle Bami, Artax, Bobantu, Bobmark, diciamo che ci sono andati, ha fatto una bella gara tutti quanti. Bene ragazzi, hai qualcosa da aggiungere? Vorrei aggiungerti una cosa, praticamente vorrei dire che Steve col suo 3° posto è un po' una rappresentanza del campionato Expert. Finalmente a podio, perché i giri veloci, a parte il primo che era di Pit, se non sbaglio. Sì, era il mio. Poi si sono succeduti praticamente solo componenti del vecchio campionato Expert, quindi diciamo che è un po' una vittoria per noi vedere. Grazie, tengo alta la bandiera. So che può essere una stupidaggine, però è bello vedere uno che sino a pochi mesi fa correva con noi, vederlo a podio, fa piacere. Nei Legend sì, tutto sta. Tanta roba. Sì. Ci sta. Comunque sono 2 podi di seguito, anche la gara scorsa, dai. È vero. Giusto, hai ragione.
Quindi insomma ti stai abituando, hai fatto un terzo, un secondo, si un provo. Terzo. Sei lì a tiro, provo. Dai. Sì. Tanto bella, Salvatore gara. Si scusate, Salvatore si aggiunge ai complimenti, gara. Vi fai complimenti a entrambi, anche delle Bami. Vi fai complimenti ad entrambi e a tutti gli altri. Probabilmente Zach starà smaltendo il non essere sul podio a questo giro, ma i posti sono tre. La prossima volta glielo lascio. No, no, scherzo, dai. Vedremo, però, dai. Non si è andato lontano, perché alla fine era 3 secondi da me alla fine, eh. Gli ultimi giri comunque ero lì con la gocciolina sulla fronte. Bene, non mi rimane che rifarvi complimenti e salutarvi, darvi appuntamento al 1° di marzo, dove voi correrete a Spa, un'altra pista comoda. Ah, anche lì ci sarà da divertirsi. Ma a Spa si prende la Supra o... Io vedo che c'è scritto GR3, quindi penso sia autolibera. Ok. Però questo non sì, sono sicuro. Ma... Sì, la prossima è Spa con autolibera. Spa okay, gruppo bene. 3. Gruppo 3, sì. Poi se bene. Vuoi correre col Panda va benissimo. Io vado con il Carapace. Col Panda 4x4. Va bene ragazzi, non direi di non dilungarci troppo, io vi rifaccio i complimenti, vi saluto, saluto quelli che ci hanno ascoltato in live e vi diamo appuntamento alla settimana prossima, lunedì, che correrà appunto il campionato Expert e Legend, come ho già detto, uno a Spa, i Legend e gli Expert in Inghilterra al Goodwood. Vedremo, anzi ad Interlagos, perché hanno una gara di differenza, quindi loro correranno la 4ª tappa mentre Legend la 5ª, e poi ci sarà anche il campionato Pro Cup mercoledì e giovedì, quindi insomma ci sarà tanta carne al fuoco. E lunedì il solito consueto con Masti sul TG Lupo, per rimanere informati su tutte le informazioni di Casa Lupo Racing Team. Siamo arrivati alla fine, vi risaluto e vi auguro una buona serata e una buona notte, così come a tutti i nostri telespettatori. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Buonanotte.